ed è molto bello vedere che comunque la gente continua a credere in questo. Noi abbiamo sempre creduto che tutte le manifestazioni che abbiamo cercato di portare avanti devono essere sempre seguite da quelle che per noi sono la voce del popolo, perché noi crediamo sempre che sia una forma di laboratorio a cielo aperto. Noi siamo il Made in Italy, ma non va solo vantato, va anche tutelato e difeso. Cosa significa questa piazza oggi? Ma oggi siamo in diverse associazioni che si sono riunite appunto per dire basta e cercare di farci sentire in qualsiasi modo, perché abbiamo accettato, come stavano dicendo gli altri ragazzi delle altre associazioni, tutte le misure di sicurezza, abbiamo accettato di reinvestire, abbiamo accettato di stoppare con gli orari, abbiamo accettato qualsiasi cosa. Adesso non possiamo stare zitti, non possiamo fermarci, perché comunque abbiamo dipendenti, ci sono delle famiglie da aiutare, ci sono affitti da pagare, costi fissi, le solite cose che ci stiamo dicendo da tanto tempo, ma queste decisioni prese una dopo l'altra a singhiozzo non ci danno modo di organizzarci, e le attività rimangono in piedi con organizzazione, rigore e rispetto per le regole. Sì, sembra appunto che andare al ristorante piuttosto che in qualsiasi altro pubblico esercizio si prenda più il Covid che in altre attività. Questa è stata abbondantemente, abbiamo visto che è abbondantemente falso, perché comunque se andiamo in qualsiasi posto di ristorazione oggi abbiamo preso tutte le misure del caso, abbiamo investito per rispettare le regole, e una volta investito abbiamo avuto una decisione dopo l'altra che ci ha portato alla disfatta e alla chiusura totale a questo punto.